Eccoci, siamo ritornati qui con voi, ma anche in diretta, vi ricordo, sulla pagina Facebook di Gusto Italia in Tour per continuare con i nostri laboratori del gusto, che sono sostanzialmente dedicati ai produttori, ai coltivatori custodi, a coloro i quali hanno, come vi raccontavo poc'anzi, una stretta relazione con la terra, perché ci crediamo. Gusto Italia, d'altronde, è un contenitore che nasce proprio per questo, sostanzialmente per dare spazio ai piccoli produttori, alle aziende agricole, anche ai piccoli artigiani, a coloro i quali insomma fanno un po' più fatica ad entrare nelle maglie strette della grande distribuzione. Quindi diventa un'occasione, un luogo per fare una spesa alternativa, per entrare in contatto con loro e per conoscere dal vivo chi tratta quel cibo, quel prodotto che poi porteremo sulla nostra tavola. Ecco, io credo che questa sia un'occasione preziosa, l'ha impreziosita ancora di più la presenza di Rosa Pepe, ricercatrice del CREA di Ponte Cagnano, ma sostanzialmente una grandissima sostenitrice della biodiversità locale e che l'ha sostenuta non soltanto attraverso la sua professione. Invece alla mia destra vado a presentarvi Michele Pizzi, è un pizzaiolo, viene da Padula, quindi abbiamo visto poc'anzi nel video la Certosa, quindi abbiamo avuto un assaggio di quel territorio straordinario, anch'esso ricchissimo di biodiversità. Ecco, e quindi con lui e grazie a Rosa faremo un viaggio differente stavolta. Non è un agricoltore, ma è un ambasciatore, un ruolo differente ma altrettanto prezioso, perché lui si fa interprete dei prodotti della biodiversità e li porta in tavola su un disco che poi insomma è l'eccezionale pizza che è davvero la bandiera italiana. Allora Rosa, partiamo però da una spiegazione. Sì. Noi andremo ad assaggiare sostanzialmente la pizza della biodiversità, è stata chiamata così perché si ispira alla cesta della biodiversità. Brava. Che cos'è? Allora, la cesta della biodiversità nasce praticamente da un progetto che dovevamo fare con il CREA, che l'avevamo presentato, ma soprattutto nasce come animazione dei distretti rurali, quindi un percorso lungo che è nato nel 2012, che in parte si è concluso adesso con il distretto del cibo del Parco Nazionale del Cilento, quindi ne facciamo parte a pieno titolo. E quindi qual è l'obiettivo di questa cesta? Io da sempre, grazie al CREA, mi occupo di biodiversità e quindi ancora prima del progetto AgriGenet e progetto ABC che stiamo presentando qua, ho lavorato con il progetto FAO. Quindi, come si dice, ne abbiamo camminate dei territori e in questo percorso già ci siamo incontrati con il pomodoro fiascone, il carciofo e con tanti altri prodotti. Quindi lo stare insieme con queste persone c'era bisogno e quindi ci dovevamo mettere insieme anche per rappresentare il territorio. E quindi abbiamo prima pensato come dovevamo chiamarci e poi abbiamo pensato, ma da noi i prodotti, quando le persone si mettono insieme, ma noi persone ci mettiamo insieme attorno ai prodotti. In passato i prodotti dove si mettevano? Dentro la cesta. Dentro le ceste. Cosa mettiamo nella cesta? La biodiversità del territorio. Quindi è venuto fuori questo nome, la cesta della biodiversità. Ed è quello il nostro logo, quindi che rappresenta tutto il nostro lavoro. E questo logo dei distretti rurali, aree interne, con un fiume che lo scorre e lo percorre. E quindi nel tempo siamo presenti, abbiamo fatto diverse animazioni e poi c'è Michele che a Padula ha raccolto, come tu hai ben detto, e poi la cosa bella è che in questa cesta ci sono i due patrimoni UNESCO, il Cilento e la Costa d'Amalfi, quindi noi percorriamo questi mondi perché noi parliamo Cilento, no, siamo tutti insieme, ma però se parliamo di patrimonio UNESCO veramente ci sono le eccellenze e quindi era necessario presentare questa cesta. Beh, d'altronde i grandi, questa grande pizza che ci questa fa... pizza di cui ci parlerà subito Michele. D'altronde mi piace ricordare, no, che oggi mangiamo prima con gli occhi, no, che certo, col palato, sostanzialmente diciamo perché ne abbiamo meno bisogno, siamo sempre sazi, diciamoci la verità, ne abbiamo tanto di cibo e quindi diventa credo anche un'esigenza di benessere psicofisico quella di cominciare a dare un senso al cibo che scegliamo, cioè trovare
un senso ulteriore, perché non avendo più bisogno di una nutrizione di necessità, dobbiamo in qualche modo adesso responsabilizzarci, magari un po' più culturalmente rispetto all'approccio col cibo. Ecco, è anche una fortuna, no? Perché ovviamente ci sono persone a cui il cibo manca, noi invece abbiamo il privilegio e quindi credo il dovere, ecco, proprio per questo, di farci qualche domanda in più sulla provenienza del cibo che portiamo in tavola, sul sostegno, cioè a chi diamo il sostegno? Facendo spesa noi diamo sostegno. Diamo sostegno alle multinazionali, diamo sostegno a un prodotto scadente, diamo sostegno a chi non lavora bene o diamo sostegno e futuro a piccole realtà, anche grandi, purché lavorino bene nel rispetto del territorio e appunto della biodiversità. Poi, come abbiamo detto già Antonella, questo pomodoro fiascone viene fuori da una bustina di 20 semi. Che una persona, abbiamo parlato di associazionismo oggi, sì, avevano già creato l'associazione Carbio e poi c'era il papà di una persona che aveva questi semi e me l'hanno portato. Beh, qui, per chi non lo sapesse, siamo in Costiera Amalfitana ed è uno dei prodotti che ci consente, lo abbiamo ripetuto tante volte per chi di voi era già con noi, ci consente di parlare al plurale di pomodoro, cioè di pomodori. Però questo dobbiamo dire, qual è la particolarità? Questo praticamente è un pomodoro ancestrale, praticamente è un parentale del pomodoro San Marzano. Mm. E tra l'altro in provincia di Salerno, almeno dal riscontro dalla letteratura, abbiamo proprio il pomodoro fiascone e la fiaschella battipaglia. È vero. Che è poi l'unico prodotto che è scritto anche nel registro delle varietà di conservazione del Ministero. Quindi quando si racconta, peccato che questo prodotto non è proprio da noi molto diffuso. Questo viene venduto per lo più a Parigi, in California, viaggia per il mondo perché loro, lo diceva bene una signora prima, a volte c'è una maggiore più identità delle persone che sono andati via che da noi. Quindi molti l'apprezzano molto di più perché pensano al costo. Ma se pensiamo che questi sono tutti lavori fatti, certo, c'è tutto un lavoro. Quindi quando noi raccontiamo da 20 semi abbiamo 5 ettari, quindi abbiamo preservato il territorio e rimesso in coltivazione terrazzamenti abbandonati. Quindi il valore sociale, culturale è grandissimo. E io prendo ispirazione dalla storia appunto del fiascone per raccontarvi brevemente il carciofo bianco del Tanagro. Anche qui parliamo di piante di carciofi che venivano utilizzati o per dividere magari le proprietà, per segnare i confini, o erano le due piante che si tenevano davanti alla porta nelle case di campagna, ma non era molto altro e ne erano rimaste veramente pochissime anche in quel caso lì. Eppure parliamo di un carciofo, pensate, di cui non c'è uguali. È un carciofo bianco, verde argenteo, se lo spogliate un pochino è veramente particolarmente chiaro. Questo presuppone una bassa presenza di cinarina, quindi una tendenza dolce, non è amarognolo, non è tannico come normalmente è ad esempio un romanesco, ed una tenerezza, io lo amo particolarmente tagliato sottilmente a julienne e semplicemente condito con un po' di olio, un po' di limone e magari delle scaglie di formaggio. È veramente molto buono, basta lasciare farlo insaporire per 10 minuti e pensate appunto che è un carciofo che tranquillamente si può consumare crudo, quindi questo vi lascia immaginare quanto sia delicato e quanto possa accompagnare e rendere variegato la nostra cucina. E quello lì in pochi anni, grazie ad un lavoro lungo che è stato fatto in collaborazione con la Proloco, anche col presidente dell'associazione che ha dato vita a Gusto Italia, grazie al suo lavoro e al lavoro di un gruppo di agricoltori e di persone particolarmente insomma impegnate nella zona di Auletta, si è riusciti a portare questo carciofo bianco a superfici agricole importanti che oggi hanno cambiato anche il volto, proprio il panorama agrario dell'intera valle del Tanagro. Ecco, queste sono storie importanti che spesso si ignorano anche quando si fa parte del territorio a grandi linee, ma che è importante, ecco, perdonatemi se lo ripeto sempre, è importante sostenere, perché come dire, cerchiamo sempre di ignorare quella parte finale lì che è l'acquisto del prodotto, come se fosse, come dire, cattivo sottolinearlo. No. Ma in realtà è veramente l'unico mezzo che abbiamo per sostenere questi agricoltori. Quindi
dirgli bravo, bravi, state facendo un ottimo lavoro, state facendo un lavoro che noi non possiamo fare perché abbiamo scelto di fare altro, però vi ringraziamo, lo possiamo fare appunto dando forza con il possiamo dire prodotto. Che anche tutti i prodotti che abbiamo presentato su questo tavolo sono tutti presenti negli stand. Esatto. Per cui le persone, se avete assaggiato, vi è piaciuto il prodotto, sì, potete anche potete portarlo a casa, riuscire a trovarlo e portarlo a casa. Michele, e lo so, ma qua tra due donne come vuoi che ti metta, cioè nel senso che abbiamo chiacchierato tanto, lo so, ma c'erano tutte queste cose, insomma, avevamo da dirci, anche se sono giorni e giorni, anni anche con Rosa, che ogni volta che ci incontriamo ci ripetiamo le stesse cose, ma perché ci crediamo, come te d'altronde. No, non è convinto. No, vabbè, sono proprio un po' timido, vabbè. Vero? E la pizza è, come dire, è un quadro bianco, no? Diceva qualcuno, su cui poi si disegnano delle grandi opere, volendo, anche piccole in taluni casi, però è bello quando si riesce a fare grandi opere e quando si utilizzano prodotti tipici del territorio, di cui tu conosci perfettamente appunto le storie, le provenienze, diventa una grande opera, o no? Sì, col tempo sicuramente. Qual è la pizza buona? Cioè, qual è il senso della buona pizza per te? Di usare materie prime di qualità e seguire la filiera agricola, come ho fatto io coltivando insieme a un altro mio amico pizzaiolo dei grani antichi, il farro. Compreso il farro. Che è più antico dei grani. È vero, è vero. Ma farro. È vero, perché anche per quanto riguarda la pizza, e lo abbiamo ribadito ieri sera, in realtà l'impasto, la lievitazione, la maturazione, il topping, insomma, è la parte finale di un discorso molto lungo, che spesso si ignora, ovvio, in taluni casi è l'unico discorso che c'è, nel senso che si ignorano le farine, si ignora l'origine delle farine, però quando si vuole fare un discorso davvero compiuto, conosciuto, il punto di partenza appunto è la terra in cui sono stati coltivati i cereali da cui si ottiene la farina, e tu sei partito da lì. Ecco perché noi invitiamo tutti a venirti a trovare a Padula, pizzeria Luna Rossa. Non sì. Ci si può sbagliare, no. C'è Michele che da questo punto di vista non se ne lascia sfuggire una. Partiamo dalla farina e finiamo coi prodotti, tutta roba conosciuta. Diciamo dalle farine, perché dalle farine. Un misto di tre tipi di farine. Tre tipi di grani. C'è anche il farro nel tuo impasto? Sì, sì. Un po' di farro e poi? Poi c'è il gentil rosso, che è un grano, della nostra, rosso. Grano tenero, e poi il senatore Cappelli, che è un grano duro. È un grano duro. E aggiungiamo un po' di farina zero. Ok. Perché se no non te la concediamo, va? Quel pezzettino ma là. Ci vuole, perché se no non c'è, questi grani hanno poco glutine, poco allora glutine. Si rompe. Allora ci vuole un po' di forza, di farina zero. Ci vuole un po' di maglia glutinica. Leggermente un po' così. Leggermente, e l'altro sì. Aspetto della lunga lievitazione. Cioè, lui è stato scelto, non è casuale che c'è è Michele. Chiaro. Quindi fra tutte le persone che conoscevamo, perché un periodo mi sono occupata anche di grano, lui, abbiamo fatto tutto il lavoro e lui li coltivava con altre persone, lui ha lavorato, poi lui ha guidato con Antonio Lancone, che adesso sta lontano nel mondo, sì. Quindi un lungo percorso, il papà ingegnere che coltivava i grani, quindi sempre lunga sinergia, perché su questi prodotti le farine sono fondamentali, perché noi poi provando le varie pizze, quando lui, come dici tu, la pizza non la devi vedere mentre la mangi, ma dillo tu. Anche aver dopo mangiato, come ti senti la sera, il giorno dopo, non senti. È vero, è verissimo. Leggerissimo, non ti dà nessun fastidio. È verissimo. Questo diciamo che vale un po' per tutta la cucina, per qualunque cosa mangiamo, ma in particolare sicuramente per la pizza. Perché il mio primo lavoro di famiglia è l'olio, cioè il frantolio, okay. E produco olio di qualità pure. E poi con un mio amico abbiamo coltivato questi grani. Il pomodoro, conoscendo un po' di pomodori. Comunque io mi affiderei ciecamente a un pizzaiolo che conosce appunto la parte del lavoro di terra, perché effettivamente spesso sono lavori scollegati, quando invece al contrario è davvero veramente molto importante, insomma, conoscerlo. Michele, tu ci presenti due pizze, vero, due stasera? Pizze. Quali sono? Una così è, le raccontiamo, diciamo, perché poi se degustiamo dobbiamo sapere. Sì, è una margherita con refascione, basilica e olio. Quindi e questa è, lasciatemelo dire banalmente, una margherita, ma ovviamente non lo è, perché ha ogni elemento che ha un nome e cognome, in particolare il pomodoro, che è appunto il fiascone
che è stato recuperato come antenato, quindi del San Marzano, in costiera amalfitana. Possiamo dire che il nome poi del pomodoro Fiascone è pomodoro Re Umberto, che è tutto collegato alla storia, quando il re venne in Italia, tipo 1870. Sì, ricordo questa storia. È stato portato questo pomodoro, poi è stata pensata questa... D'altronde una margherita che vede su il re Umberto, insomma, immaginiamo, fa un po' strano, però va bene, passatemela, non ho detto niente. Ok, e poi ce n'è un'altra, io non so se nel frattempo, io so che avevamo una telecamera al forno, perché sti pizzaioli nostri sono un po' viziati, senso che non si accontentano del forno elettrico che abbiamo qui, ma desiderano necessariamente utilizzare il forno a legna. Quindi abbiamo mandato una telecamera al forno a legna che abbiamo qui nel giardino, dove c'è l'area food di Gusto Italia, dove un gentilissimo... collaboratore, come si chiama? Angelo Pizzi, Angelo. Il mio cugino. Ah, bene. È stato allevato da me come pizzaiolo. È stato allevato da te, beh, quindi sarà cresciuto. Superato pure, già. Ti ha superato pure giusto. Cercano tutto lui, perché ormai... È più giovane. Vabbè, ma solo una questione di età. È una questione perché lui merita, un ragazzo che è merita. Bravo Michele, noi lo salutiamo da qui. Michele sta cominciando la cottura, io non so se dobbiamo in qualche modo avvisarlo che può cominciare a fare le pizze, ma non ci sentirà da qui. Chiediamo aiuto. Se qualcuno... Grazie Rosa. Noi quindi possiamo nel frattempo vedere, sì, ma sta cominciando. No, è uscita. E io vedo, è uscita la pizza, e io vedo che sta appunto preparando la seconda pizza di cui in realtà non abbiamo parlato. Quindi la prima è una margherita, non banale, e l'abbiamo già detto. La seconda pizza qual è? È crema di carciofi, il patè con mozzarella, poi dei carciofini fatti a fettine. Mozzarella di bufala. No, mozzarella, no? Fior di latte normale. Bisogna specificare, qua abbiamo detto nome e cognome. Abito presentato qua, un mio amico che sta sotto casa e fa una buona mozzarella. E allora prende i prodotti più vicini possibile. È giusto. E invece il carciofo è questo qui invasettato? Sì. Ok, sì. Perché così, diciamo, in questo modo possiamo superare la stagionalità. No? Con una buona conserva possiamo superare la stagionalità. Sì. E quindi che cosa hai fatto? Sul disco hai messo uno strato di patè di carciofo bianco, poi la mozzarella, poi i carciofini, l'olio, il all'uscita basilico. O subito? Subito all'entrata. Tutto quanto, quindi carciofini, carciofi bianchi a fettine, se non li avete mai assaggiati... Fate particolarmente caso quando l'assaggiate al sapore, ma soprattutto alla consistenza di questo carciofo. E dopodiché anche questa, come l'hai chiamata? No, non l'ho chiamata. Non l'hai chiamata la pizza, questa pizza? Pizza ai carciofi bianchi, al carciofo bianco. Pizza al carciofo bianco, va bene. Io mi diverto a definire, in realtà ho preso in prestito, mi viene il naso lungo, ho preso in prestito la denominazione guerriero, mi piace chiamarlo così il carciofo, perché Pablo Neruda ha scritto un'ode bellissima al carciofo. Se vi capita di andare su Google e inserire ode al carciofo di Pablo Neruda, troverete una poesia veramente molto, molto carina, perché descrive questo aspetto coriaceo che a volte spaventa, anche in cucina devo dire, infatti ci si sta un po' allontanando dall'utilizzo del carciofo, forse perché si immagina che, perlomeno chi ha meno manualità, ci voglia un po' di tempo per riuscire a proporlo, a cucinarlo, a trasformarlo. E invece in particolare si sposa con questa varietà, il carciofo è particolarmente versatile, oltre che un prodotto particolarmente ricco nutrizionalmente. E ha proprietà depurative, digestive, non a torto è utilizzato molto spesso per realizzare gli amari, proprio per la presenza della cinarina. Lanciamo un applauso. È arrivata la pizza al carciofo bianco, eccola qui. Rosa, questa... Io non so se riuscite a vederla, provo a sollevarla. Bellissima. Eccola qui. Beh, Giuseppe, abbiamo... Qua.
un ottimo, un bel verde e un rosso, così a ricordarci insomma anche la nostra bandiera. Non sono inutilmente nazionalista, ma credo che possiamo vantarci di vivere in un paese davvero molto ricco da questo punto di vista. Vi ho parlato prima del lavoro sul carciofo bianco, Giuseppe Lupo è qui. Vieni Giuseppe. E su Auletta è stato fatto un lavoro lunghissimo, ahimè gli ultimi 2 anni di Covid non ci hanno consentito di proseguire, ma è stato fatto un grande lavoro di valorizzazione sul carciofo bianco. Era in vita, tornerà un festival dedicato al carciofo bianco che si chiama Bianco Tanagro e che è riuscito a coinvolgere gli agricoltori, le persone del posto, ma anche tanti chef importanti proprio nell'utilizzo di questo ortaggio, a tal punto da riuscire poi ad avere il risultato di cui vi abbiamo parlato. Il periodo del carciofo bianco è aprile-maggio, in realtà è molto breve. È un mesetto, ovviamente cambia in base alle condizioni climatiche, non sempre proprio identico, ma in linea di massima è un mese a cavallo tra aprile e inizi di maggio. Può variare, però in quel periodo recatevi nella Valle del Tanagro, in particolare nel comune di Auletta, ma anche in quelli limitrofi, e ci sono tanti agricoltori che hanno ottimi carciofi in vendita, freschi, da poter portare a casa. Che cosa possiamo aggiungere, Rosa? Noi abbiamo qui davvero insomma una festa della biodiversità, come piace a noi. È arrivato l'allievo che ha superato il maestro, anche a lui dobbiamo fare un applauso perché ci ha preparato le pizze. C'è ancora tanto da fare, ma c'è da fare, c'è da chiedere la collaborazione insomma con i consumatori, ed è quello che facciamo ogni volta al gran voce in questi laboratori. Io colgo l'occasione, prima di tirare le fila e salutarvi e di darci alla degustazione, che è importante, io non me la dimentico, non vi preoccupate. Vi ricordo che ancora noi saremo qui domani e dopodomani. Gusto Italia è sempre aperto, ingresso libero dalle 10 a mezzanotte, lo dico anche per chi ci sta seguendo in diretta. Sono tantissimi gli appuntamenti che continueranno a svolgersi proprio qui in questa zona. Abbiamo dei laboratori interessanti, dei convegni. Domattina ritorneremo sul progetto ABC con tantissimi esponenti importanti di questo settore per raccogliere in realtà altri pareri, altre testimonianze e cercare di procedere in questa direzione. Dopodiché continuiamo con i laboratori. A mezzogiorno andiamo di pasta e fagioli, e all'una andiamo invece ancora con i coltivatori custodi, col fusillo di Felitto. E questo domenica, sì scusami Rosa, ho fatto confusione, quello di cui vi ho parlato è il programma di domenica. Invece domani mattina, che è sabato, ecco, partiamo con un laboratorio molto interessante, facciamo la smielatura insieme ad un apicoltore, quindi di fatto si può smielare e raccogliere il proprio miele in un barattolo di vetro. Questo è molto divertente, anche se avete dei nipoti, anche dei ragazzi, perché sono cose che sembrano così distanti e che invece si possono mettere in pratica. Quindi ricordate questo appuntamento di domattina. Alle 12.30 abbiamo uno chef bravissimo, si chiama Antonio Pisaniello, è irpino. Lui interpreterà la cicerchia, quindi torneremo sulla cicerchia. Ritorna, ma è una cicerchia diversa. Volutamente. Ma è una cicerchia diversa, di un altro territorio. No. E c'è il nome, quella è di Castelcivita e questa è di Carife. Esatto, perché territori, contesti diversi, per cui... Esatto. Sì. E ancora domani sera alle 18.30, 19.30 e 20.30 ancora abbiamo... Prima i coltivatori custodi, poi un produttore di pasta e infine chiuderemo domani sera con Angelica Sepe, che è giudice della trasmissione Cook 40, è una trasmissione che va in onda su Rai 2, che è presentata da Alessandro Greco. Ecco, anche lei sarà un'ambasciatrice della nostra cucina e dei nostri prodotti. Invece domenica, di cui vi avevo anticipato il programma mattiniero, vi ricordo che il pomeriggio avremo qui una tavola rotonda insieme al giornalista Rai che conduce Linea Verde, Giuseppe Calabrese. Lui è Peppone, qualcuno lo conosce, no? Più facilmente sì. Come Peppone, e con la sua simpatia, lui è potentino di origine, viene da Potenza, conosce perfettamente il sud e le tipicità, quindi con lui cercheremo ancora di rimarcare determinati concetti, ma insomma di raccontarvi ancora tante, tante cose belle. Rosa.
No, volevo dire solo un'altra cosa, stavamo aspettando anche l'altro pizzaiolo, perché in questo contesto è venuta fuori una cosa carina: per fare lo show cooking dovevamo usare il forno di un altro pizzaiolo. Che no, il forno elettrico, però giustamente i pizzaioli esigenti sì, vogliono quello... hanno detto vogliono quello a legna. Nonostante l'orario, quindi che loro ci sono persone fuori che vogliono la pizza, si sono resi disponibili a dare spazio ad altri colleghi per preparare le pizze. Come si chiama? Io non so se lui sa dove arrivare. Si chiama Carmine Casillo, gli ho detto che doveva portarci anche lui di Sala Consilina del Vallo di Diano, è un giovane che già è pastificio a Sala e a breve si aprirà la pizzeria e fa questa pizza a portafoglio, quindi sinergie sempre continue. Bene, e chi è abituato a fare rete continua e diventa più forte, e questo è il senso di quello che stiamo continuando a dire. Quindi di certo nel mentre cominceremo a degustare queste pizze arriverà anche Carmine con la sua pizza a portafoglio. Io non credo di dimenticare nulla, ma abbiamo ancora 2 giorni e vi racconteremo tante cose. Ringrazio tantissimo Michele per essere stato qui con noi. Ringrazio anche l'allievo. Ma lo sai che non è italiano? No? No. È italo-venezuelano. Italo-venezuelano, si è innamorato della pizza e lui lo fa con amore, ma è cresciuto, quando l'abbiamo conosciuto era piccolissimo. Beh, siamo stati tutti piccolissimi, non lo mettiamo in imbarazzo. È timidissimo. Va bene. Ma così poi si superano le cose. Certo. Quindi lui se lo ricorderà sempre questo momento, ma ne avrai tantissimi di altri momenti così. E viva l'agricoltura italiana, fatta soprattutto di tante famiglie che fanno tanta fatica ma ci regalano tante cose buone, e viva la biodiversità. Continueremo a raccontarlo nei prossimi 2 giorni di Gusto Italia. Noi speriamo che tornerete, resterete ancora con noi nel corso dei laboratori e dei convegni. Grazie, grazie ai miei ospiti, grazie a voi per essere intervenuti. Lo sapete ormai, insomma, avete imparato, non vi allontanate, trattenetevi per degustare queste pizze e buona continuazione con Gusto Italia. A domani. Okay. Grazie.